Uomini e donne, anticipazioni. Un cavaliere, prova pena, per Gemma Galgani. Puntate movimentate, quelle che ci aspettano a Uomini e donne, e le nuove registrazioni ne sono una conferma. Con il trono over e classico, le sorprese non mancano mai. Vediamo insieme cosa ci aspetterà nelle prossime puntate. Non poteva cominciare una nuova registrazione Uomini e donne senza la presenza della prima dama. Di chi stiamo parlando? Ovviamente, di Gemma Galgani. La bella dama torinese aveva lasciato il suo numero al signore Antonio perché considerato interessante. Ma purtroppo, non la pensa allo stesso modo il cavaliere, che dà il ben servito alla Galgani, dicendole che, secondo lui, tra loro, può esserci solo amicizia. Gemma si rivolge allora a Maria, per lamentarsi del fatto che i suoi corteggiatori scappano a causa di Tina. La Cipollari, secondo la dama, sarebbe la causa principale della fine delle sue frequentazioni. Dal canto suo, l'opinionista afferma che Gemma è interessata più al rapporto carnale che a quello sentimentale e che questo porta gli uomini a scappare da lei. Archiviato il capitolo con Antonio, ritroviamo di nuovo Gemma a centro studio insieme ad Aldo. Anche con lui le cose non vanno a gonfie vele, tanto che il cavaliere decide di interrompere la loro conoscenza per evitare che la Galgani continuasse ad essere attaccata da Tina e Gianni. Ma le lacrime della dama torinese commuovono il cavaliere, che decide di continuare a vedere Gemma. Parlando sempre del trono over, si passa a Sara e Biagio. Lei è molto arrabbiata con il cavaliere, perché quest'ultimo aveva deciso di tenere una nuova dama scesa per lui. Questa cosa ha fatto molto arrabbiare Sara, che aveva pensato, addirittura, di chiudere la loro storia. Biagio però la convince a incontrarlo per una serata di chiarimenti, durante la quale comunica alla dama di volerle dare l'esclusiva. Lo studio è interdetto, così come la nuova signora arrivata per lui, che non era stata informata della decisione di Biagio. Anche la redazione comunica a Maria De Filippi che il cavaliere non aveva riferito nemmeno a loro di voler concedere l'esclusiva a Sara. Biagio si dichiara innamorato e pronto a lasciare il programma con la sua dama. Passiamo ora al trono classico. Si comincia con Samantha, che porta in esterna Alessio e Bogdan. Mentre con il primo le cose non vanno proprio benissimo, tanto che sembra che il ragazzo non si sia nemmeno presentato in una delle esterne, diversa è la situazione con Bogdan, con il quale le cose vanno a gonfie vele. Alessio giustifica il suo comportamento, dicendo di non essersi presentato in esterna per mettere alla prova la ragazza e vedere la sua reazione. L'uscita con Bogdan, invece, è perfetta. Lui organizza una giornata karaoke, confessando di aver spiato i social della bella tronista, e a fine esterna, tra i due, scatta un bacio. Ritornato in studio, la Curcio ammette di aver finalmente capito di piacere a Bogdan. E il bacio ne è stata una conferma. Alessio invece è arrabbiatissimo e si rifiuta anche di ballare con Samantha. Si passa a parlare poi di Giacomo. Il giovane tronista porta in esterna Martina e l'uscita sembra che sia andata benissimo, al punto da provocare una forte reazione in Carolina. La ragazza, infatti, durante la trasmissione dell'esterna, si alza e abbandona lo studio. Giacomo finisce di vedere l'esterna e raggiunge Carolina. Si crea il panico. Da una parte c'è Martina, che è dispiaciuta perché il ragazzo ha preferito rincorrere Carolina. Dall'altra c'è Carolina, che piange perché non si sente importante per il giovane. Il tronista, insomma, è in crisi. Giacomo rincuora Carolina, dicendole che prova attrazione per lei, ma che allo stesso tempo è interessato anche a Martina. Nel frattempo, Martina è arrabbiata con Giacomo, perché durante una loro esterna, il ragazzo confessa di trovarsi ancora in alto mare, nonostante la scelta sia vicina. E palesa questa crisi con una colorita espressione che lascia la ragazza a bocca aperta. Passando a Massimiliano, l'altro tronista, dalle registrazioni viene fuori che in studio sono presenti solo Eugenia e Vanessa, mentre Federica è assente. Cosa sarà successo? Credete che Gemma stia esagerando? Vuole trovare l'amore oppure no? A voi i commenti.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.